Buongiorno, sono le 3:30 della mattina, è talmente presto che è quasi tardi. Meglio iniziare con un buon caffè. Allora, siamo pronti, partiamo, docciati, puliti, possiamo andare. Gianmarco ci aspetta. Ci siamo fermati, siamo in autostrada, siamo qua appena fuori Como e c'è una nebbia allucinante, siamo di stare nel video del videogioco Silent Hill. Allora, la cosa interessante è che la tipa che mi ha servito il caffè aveva le mani che sembrava uscite da una roba indegna, una cosa, la vacanza inizia già male. Siamo esattamente gli ultimi della fila. Abbiamo un problema con l'extrabagaglio, Mark si è portato praticamente tutta la casa e io gli avevo detto 20, invece in realtà erano 15. Un'eccedenza di 15 kg, siamo riusciti a spalmarla direttamente sul corpo e sembriamo Fantozzi quando è partito con 20 paia di mutande. Però tutto sotto, eh? Ho 5 camicie, 12 paia di mutande e 16 calzini. 16. Ovviamente partiamo ancora male perché Mark è nel posto davanti, io sono in quello dietro e quindi siamo già divisi. Extra bagaglio troppo, il posto diviso, speriamo bene dopo. E poi ci sono le mamme che si fanno una menata quando viaggiano con noi. Lei ha uno micro piccolo e poi 4 mesi ed è veramente... Sarai nel vlog, sarai nella prima puntata. La cosa bella è che quando vai all'imbarco ti fanno mille paranoie per il tagliaunghie, il ferro, qualsiasi cosa. Guardate cosa c'è qua. È un bel bicchiere di vetro che posso rompere, sgozzo pure la mia vicina di posto. Stiamo facendo uno scalo tecnico. Così c'è una piacevole temperatura. Ti ho detto, cos'hai lasciato là? Il telefono. Gianmarco ha lasciato il telefono. Problema tecnico. Ho trovato un bellissimo auto. Pratica visa e poi ci siamo. Siamo arrivati. La cosa bella è che i locali pensano che il mio tripod sia un oggetto di sesso, un dildo. Ve lo faccio vedere, guardate qua. Questa cosa qua pensano che sia un dildo. Finalmente andiamo a prendere l'alloggio, che è la stanza 141 qui al Villa do Farol. Finalmente abbiamo preso posto, ho preso un bel cappello per non bruciare la mia bella pelata. Direi di andare a mangiare, sì andiamo a mangiare. Fino a qua il Villa do Farol non è male, a parte che il pollo senziane sembra un po' bollito, no? E siamo usciti vincitori e non abbiamo perso soldi. Sono le 11 ore locali di Capoverde, sono distrutto. Ricordatevi di sottoscrivervi al canale, ok? Ciao a tutti, ciao.